Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Celebriamo insieme questa Eucaristia solenne nell'addio a questa comunità e in particolare nel saluto a voi, al Priore, al Carmelo e a questa piccola comunità della Congrega dell'Annunziata. È bello celebrare insieme solennemente perché i giorni solenni diventano tali in Dio. Bussiamo le porte di Dio in questa Eucaristia perché ci conceda di entrare nei suoi misteri, di vivere questa Eucaristia come dono immenso, come opportunità per ripartire. Fidiamoci a Lui che ci conosce nell'intimo, apriamo il nostro cuore, lasciamoci illuminare dalla sua misericordia. Confesso a Dio potente, a voi fratelli e le sorelle, che ho molto peccato nei pensieri, parole e opere che ho fatto, che mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa, e subito la grata sempre Vergine Maria, e angeli e santi, voi fratelli e sorelle, di grazie e benedetti, Signore nostro. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Oh.
Dio che ti fai conoscere da coloro che ti cercano con cuore sincero, donaci la sapienza del tuo spirito perché possiamo diventare veri discepoli di Cristo tuo figlio, vivendo ogni giorno il Vangelo della croce. Egli è Dio e vive e regna con te in unità con lo Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro della sapienza. Quale uomo può conoscere il volere di Dio? Chi può immaginare che cosa vuole il Signore? I ragionamenti dei mortali sono timidi e incerte le nostre riflessioni, perché un corpo corruttibile appesantisce l'anima e la tenda d'argilla opprime una mente piena di preoccupazioni. A stento immaginiamo le cose della terra, scopriamo con fatica quelle a portata di mano. Ma chi ha investigato le cose del cielo? Chi avrebbe conosciuto il tuo volere se tu non gli avessi dato la sapienza e dall'alto non gli avessi inviato il tuo Santo Spirito? Così vennero raddrizzati i sentieri di chi è sulla terra. Gli uomini furono istruiti in ciò che ti è gradito e furono salvati per mezzo della sapienza. È parola di Dio. Signore, sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione. Signore, sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione. Tu fai ritornare l'uomo in polvere quando dici: ritornate, figli dell'uomo. 1000 anni ai tuoi occhi sono come il giorno di ieri che è passato, come un turno di veglia della notte. Signore, sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione. Tu li sommergi, sono come un sogno al mattino, come l'erba che germoglia. Al mattino fiorisce e germoglia, alla sera è falciata e secca. Signore, sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione. Insegnaci a contare i nostri giorni e acquisteremo un cuore saggio. Ritorna, Signore, fino a quando? Abbi pietà dei tuoi servi. Signore, sei stato per noi saziaci al mattino con il tuo amore, esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni. Sia su di noi la dolcezza del Signore, nostro Dio. Rendi salda per noi l'opera delle nostre mani. L'opera delle nostre mani rendi salva. Dalla lettera di San Paolo Apostolo a Filemone. Carissimo, ti esorto io, Paolo, così come sono, vecchio, ed ora anche prigioniero di Cristo Gesù. Ti prego per Onesimo, figlio mio, che ho generato nelle catene. Te lo rimando, lui che mi sta tanto a cuore. Avrei voluto tenerlo con me perché mi assistesse al posto tuo, ora che sono in catene per il Vangelo. Ma non ho voluto fare nulla senza il tuo parere, perché il bene che fai non sia forzato ma volontario. Per questo forse è stato separato da te per un momento, perché tu lo riavessi per sempre, non più però come schiavo, ma molto più che schiavo, come fratello carissimo, in primo luogo per me, ma ancora più per te, sia come uomo sia come fratello nel Signore. Se dunque tu mi consideri amico, accoglilo come me stesso. Parola di Dio. Thank you.
insegnami i tuoi decreti. In quel tempo una folla numerosa andava con Gesù e gli si voltò e disse loro: se uno viene a me e non mi ama più di quanto ami suo padre, la madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e persino la propria vita, non può essere mio discepolo. Colui che non porta la propria croce e non viene dietro a me non può essere mio discepolo. Chi di voi, volendo costruire una torre, non siede prima a calcolare la spesa e a vedere se ha i mezzi per portarla a termine, per evitare che si getta le fondamenta e non è in grado di finire il lavoro, tutti coloro che vedono comincino a deriderlo dicendo: costui ha iniziato a costruire, ma non è stato capace di finire il lavoro. Oppure quale re, partendo in guerra contro un altro re, non siede prima a esaminare se può affrontare con 10.000 uomini chi gli viene incontro con 20.000. Se no, mentre l'altro è ancora lontano, gli manda dei messaggeri per chiedere pace. Così, chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi, non può essere mio discepolo. Parola del Signore. Gloria a Dio. Attenzioni in più parti e non soltanto alla processione.
e in particolare l'opportunità che hai avuto a ricostruire, a rendere più bella la facciata, il coro e questa cappella, voglio dirti grazie, grazie a tutti voi. E nel priore precedente, perché vedere questa comunità costruire, mettere da parte dei risparmi, rendere bella questa cappella accogliente per l'Eucaristia domenicale, riuscire a tenere più attenzioni per quanto riguarda l'Arciconfraternita della Santissima Annunziata è paternità, e mi resta questa tua paternità pagata di persona, priore uomo solo, come più volte ripetevi, che vi ha permesso di camminare insieme per un bel tempo. Il secondo ringraziamento va a Carmelo, amico di infanzia, di crescita, e ancora di più il mio incoraggiamento a te nell'opportunità che ho di vederti come un priore che può raccogliere, mettere insieme, smorzare i conflitti con i suoi occhi. Carmelo ci disarma sempre quando siamo un po' nervosi, e quindi un grazie a te e un augurio che questa comunità possa essere una comunità unita, riducendo le difficoltà, rilanciando avanti i desideri di bene, la voglia di crescere, di stare insieme. E grazie mio anche a Michele, perché grazie alla pandemia, un momento difficile, ci siamo conosciuti più da vicino, siamo entrati nel mondo dello streaming, ma è stato un mezzo per conoscerci di più, per entrare in comunione e per vivere anche da un'altra prospettiva la vita di questa piccola comunità che è nella parrocchia, che vive e respira il respiro e la vita della parrocchia. Non è una monade, non è una particella impazzita, ma è pienamente nella comunità. Questo grazie per me è dovuto, ma anche è accorato, perché nel partire porto i vostri volti, le attenzioni che avete avuto in questi anni, la gioia di crescere, di credere insieme, e in particolare la bellezza della liturgia. Per me è bello celebrare guardando di tanto in tanto i vostri occhi, e poi la tovaglia bianca, l'aus con le pietre nere, quella che mi piace di più e che guardo, e la bellezza illumina gli occhi, la bellezza illumina gli occhi, ci rende leggero il dolore, ci spinge ad andare avanti con amore, ci rende leggeri, e conservo e porto nel cuore questa attenzione alla bellezza, spero di riuscire a viverla e anche a trasmetterla all'isola più bella che è Capri, e che chiede anche però un'affezione. A volte chi vive da vicino non gode, gode chi guarda a distanza. L'altro dono che porto da voi è l'attenzione alla catechesi, cioè la crescita nella fede, sia la processione sia gli incontri che voi vivete parlano di un desiderio di voler crescere, di voler trasmettere sia nella processione sia nella vita quotidiana il Vangelo. E questa attenzione, questo amore per me è un dono che porto come opportunità di dirmi: c'è voglia di crescere intorno al Vangelo, intorno a Gesù. Questi piccoli grandi doni, ce ne sono tantissimi, li rimetto sull'altare insieme ai vostri volti, insieme alla gioia di esserci incontrati, cresciuti insieme, diciamo anche invecchiati insieme,
con il desiderio di poterci sfiorare di tanto in tanto, ma ancora di più, come oggi suggerisce la parola, offrire a Dio quel che ti è più caro. Di tanto in tanto Dio viene e reclama il suo primato nella nostra vita. Se dipendesse da noi, noi pian piano ci allontaneremmo da Lui, perché la vita è bella con le difficoltà, i figli, anche se ci fanno impazzire, sono carne della nostra carne, sangue del nostro sangue, e lentamente rischiamo di appesantirci e di essere così ricchi da dimenticarci di Gesù. Allora viene Gesù e taglia e strappa e invita a partire. Chi ama il padre, la madre, i fratelli, i figli più di me non è degno di me. Questa sentenza di Gesù, che sembra essere così lapidaria, così spietata, in realtà è la verità. Noi apparteniamo a Dio, da Lui proveniamo, verso Lui siamo in cammino, e di tanto in tanto Egli ci reclama con la sua gelosia, grazie alla quale noi diventiamo più leggeri, ci arriviamo sulle prime in uno scossone, ma poi ci accorgiamo che sono tratti di santità che si avvicinano a noi grazie alla sua gelosia. E mi affido e vi affido alla gelosia di Dio, che ci ama in maniera unica e non si arrende finché noi non gli abbiamo consegnato tutto. E quando questo accade, noi siamo nella leggerezza, nella bellezza, potremmo dire siamo felici. Non ci importa più nulla, sappiamo che siamo nelle sue mani e tutto concorrerà al bene. E un ultimo ringraziamento a Don Emanuele, che vi ha guidati e ha presieduto l'Eucaristia in questi anni, nella gioia di essere l'uno accanto all'altro, nella gioia di vedermi voluto bene, spero nella gioia del sentirti protetto da un cuore che prega e che ti affida a Dio, che conosce tutto. Noi non sappiamo, noi vediamo fino a un certo punto, ma Lui sa, Lui vede e provvede. Ci mettiamo. Credo in un solo Dio. Del cuore. Donaci, oh Dio, la sapienza del cuore.
Signore, ti diciamo grazie per il dono di Don Pasquale, in questi anni in cui ci hai guidati come padre spirituale, per me parlo. Con i governi che si sono avvicendati abbiamo camminato sempre fianco a fianco e anche se spesso non abbiamo condiviso le stesse idee, mai ne siamo usciti con la credine, perché insieme abbiamo sempre trovato la soluzione migliore per tutti. Spero che il Signore ti prenda nel palmo della sua mano e ti accompagni in questa nuova avventura e che tu possa posarti sul suo cuore nei momenti di difficoltà e di solitudine in cui un parroco spesso si trova. Queste parole ricorrono spesso nelle tue omelie. Oggi io e tutti noi le dedichiamo a te, perché come abbiamo appena ascoltato dalla lettura del Vangelo, colui che non porta la propria croce e non viene dietro di me non può essere mio discepolo. Per questo ti preghiamo. Donaci, oh Dio, la sapienza del cuore. Signore, noi con fratelli e con sorelle della Santissima Annunziata ti affidiamo il nostro padre spirituale Don Pasquale, affinché possa sentirsi sempre accolto e amato nella nuova comunità che gli è stata affidata. Che sia per i suoi nuovi parrocchiani quello che è stato per noi in questi 25 anni. Per questo ti preghiamo. Donaci, mio Dio, la sapienza del cuore. Signore, guida Don Pasquale in questa nuova missione. Illumina i suoi passi. Sostienilo nelle difficoltà. Donagli ogni giorno il sempre vivo entusiasmo della fede. Fa che il suo carisma e la sua profonda spiritualità, nonché la sua amorevole vita, possono portare tanta grazia nella comunità di Santo Stefano in Capo. Noi lo sosterremo sempre con la preghiera e l'incondizionata amicizia. Per questo ti preghiamo. Donaci, Dio, la sapienza del cuore. Fidiamo il Signore e preghiamo perché questa storia vissuta insieme possa sostenerci nei momenti difficili, possa rilanciare una storia ancora più bella, soprattutto perché possiamo scorgere attraverso lo sguardo di Gesù in tutti questi anni un filo d'oro del suo amore che la renda storia sacra, storia di salvezza. Preghiamo. Ti presentiamo, Padre, le nostre preghiere, confidando nella tua misericordia. Degnati nella tua bontà di accettarle e di esaudirle per Cristo nostro Signore. Amen.
giorno ci troviamo a offrire il sacrificio per il Dio Padre e Onnipotente. O Dio sorgente della verità e della pace, salga a te la celebrazione di questi santi misteri, la giusta adorazione della tua grandezza, e si rafforzino la fedeltà e la concordia dei tuoi figli, per Cristo il suo Signore. Amen. Signore sia con voi. E con il tuo Spirito. In alto i nostri cuori. E con la nostra, Signore. Diamo grazie al Signore nostro Dio. E con il veramente, cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, e la tua misericordia hai tanto amato il mondo da mandare il tuo unigenito come Redentore a condividere in tutto, eccetto il peccato, la nostra condizione umana. Così hai amato in noi ciò che tu amavi nel Figlio, e in Lui, servo obbediente, hai ricostruito l'alleanza distrutta dalla disobbedienza del peccato. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo esultanti la tua lode. Mistero della
sacerdotale. Preghiamo umilmente per la comunione al corpo del Santo Cristo, lo Spirito Santo, ci unisca al suo cuore. Grazie.
mattina siamo salutiamo il nostro padre spirituale Don Pasquale Rulla. Sin da piccolo si è sentito, è stato tra i partecipanti della processione, un segnalista, diacono, presbitero, parroco, padre spirituale, qui in mezzo a noi. Voglio salutarlo con un dono che a breve ti consegneremo, che si compone in due parti, una utile al tuo ministero di parroco e l'altra al tuo cuore di figlio di questa terra, e che noi insieme, che è un insieme di messaggi che abbiamo voluto preparare per te, che potranno farti compagnia nelle sere d'inverno che si approssimano. Al di là del dono, nel tentativo di farmi interprete del pensiero di tutti noi e nel salutare l'amico fraterno nei tempi dell'infanzia, voglio dire a Don Pasquale tre cose. Innanzitutto grazie di cuore, grazie per la tua presenza sempre attenta e discreta, grazie per il tuo supporto che non ci hai fatto mai mancare, grazie per gli stimoli con cui hai consentito di crescere nella fede e nel culto, grazie per averci insegnato con l'esempio il rispetto della sacralità dei luoghi e dei riti, grazie per le parole dette e soprattutto grazie per i silenzi, grazie per esserci stato sempre con grande generosità e disponibilità come punto di riferimento per me e per i miei predecessori. La seconda cosa prende spunto da un affettuoso modo di dire dei nostri anziani, Amarono t'accompagna, sì Don Pasquale, che la Madonna a cui tu, come tutti noi, siamo tanto devoti, ti accompagni sempre, sia la luce che illumini il tuo cammino, la consigliera che nel momento delle decisioni, la consolatrice nello sconforto che ti incoraggi nelle difficoltà. Amarono t'accompagni in questa nuova missione nella quale tutti noi ti saremo accanto con il nostro affetto, con il nostro sostegno, ma soprattutto con la nostra preghiera. La terza cosa prende spunto da una frase di Martin Luther che troverete stampata sul segnalibro che a breve vi distribuiremo e che recita: ovunque appoggi il mio cappello, questa è casa mia. Siamo grati al Signore per il dono di te che ci ha fatto oltre 25 anni fa. Qui ha appoggiato il tuo cappello in questi anni. Qui è casa tua, ieri, oggi, domani e sempre. Grazie Don Pasquale, Camarone da Cuba. Siamo tutti invitati a un momento di festa che si svolgerà, spero, qui fuori. Se la pioggia ci ha consentito, ma penso di sì, e ringrazio quanti hanno collaborato affettivamente all'organizzazione del tutto, con grande affetto per il nostro Don Pasquale. Padre che nutri e rinnovi i tuoi fedeli alla mensa della parola e del pane di vita, per questi grandi doni del tuo amato figlio, aiutaci a progredire costantemente nella fede per divenire partecipi della sua vita immortale. Per Cristo nostro Signore. Amen. Signore sia con voi. Vi benedico e chiedo la vostra benedizione. Grazie per aver scelto me. Questa frase, la frase finale del concerto di Zucchero a Cremlino, dove dico che lascio il mio cappello in casa mia, e che questa sia sempre anche casa mia, casa di ciascuno di noi, anche l'opportunità per me di ritornare e ricevere una carezza dai luoghi e dalle persone. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Date gloria a Dio con tutta la vostra vita. Andate in pace. Thank you.
Sì. 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 Sì.